Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del Festival Europeo di Poesia Ambientale. Siamo qui con Maria Grazia Calandrone, Buongiorno. una poetessa ormai molto affermata e conosciuta sia per composizioni molto serie che per composizioni molto giocose. Ne avremo qualche esempio durante questa intervista perché ci siamo accordate che ci saranno delle domande, delle risposte e delle letture di poesie. E Maria Grazia Calandrone ha scritto ha pubblicato diverse raccolte di poesie. Io ricordo tra quelle che mi hanno colpito di più Sulla bocca di tutti, che ha vinto il premio Napoli, Serie Fossile, che è stata finalista del premio Viareggio, e la più recente, che è Giardino della Gioia, che è uscita forse ormai un anno fa da Mondadori. Sì. Mentre è in corso di stampa invece un'opera in prosa, un romanzo autobiografico che io aspetto con grande curiosità, immagino che Anch'io. va bene. Allora, partiamo proprio dalla base di questo Festival di Poesia Ambientale. La prima sfida del festival è riuscire a delimitare i limiti dell'insieme del rapporto tra poesia e ambiente. Ti è mai successo nel tuo lavoro di interrogarti su questo e cosa o hai prodotto qualcosa su questo? Allora, sì, intanto saluto tutti, grazie dell'invito, evidentemente. Rispondo alla domanda, sì, mi è successo per una commissione, in realtà nel 2008 Luca Ariano e Enrico Cerquiglini hanno pensato un'antologia proprio su questo tema. E quindi all'epoca io avevo un bambino piccolo, adesso è diventato grande, e ho immaginato, ho trattato il tema degli inceneritori, quindi dello spargimento di diossine. Ma a parte la mia poesia, quell'antologia credo che sia un unicum nel panorama della poesia italiana. Nel senso, mi sembra che siano loro gli unici che hanno pensato questo tema, che so invece nei paesi anglosassoni essere molto presente. Allora, io credo molto nelle commissioni, mi piacciono, sono stimolanti, sono sempre interessanti perché ti costringono a studiare anche delle cose nuove. Nello specifico, questo libro ha una lunga introduzione nella quale si parla dei problemi dell'ecologia degli anni 2000, dell'anno 2008, che adesso sono ancora gli stessi, se non evidentemente più gravi. Quindi il problema del surriscaldamento, il problema soprattutto filosofico della natura pensata come un oggetto che è a nostra disposizione e che noi possiamo in qualsiasi modo manipolare per trarne dei vantaggi. Ecco, questo è un pensiero che evidentemente i poeti lo sanno che è un pensiero sbagliato, però diciamo che direttamente me ne sono occupata soltanto quella volta e poi di nuovo durante il lockdown in maniera così disperatamente scherzosa, ecco, ho scritto strofetta ecologica e alcune altre cose, perché questa situazione attuale è anch'essa, no? Un portato dello sfruttamento della natura, degli allevamenti intensivi, insomma, del neoliberismo, di tutto quello che sappiamo. E quindi indirettamente anche in questo caso diciamo che siamo forzati, no? I poeti sono forzati ad occuparsi di ecologia. Per esempio, anche Mariangela Gualtieri ha scritto quella poesia che è diventata famosa nel 9 marzo, Ci dovevamo fermare, no? Ecco. Credo che molti stiano parlando proprio di questo, cioè che siccome i poeti ovviamente stanno dentro la realtà e traducono, ove possibile, in canto stonato, in dissonanza, la realtà, in questo momento diciamo che il pianeta ci forza, forza i poeti di tutto il mondo a trattare questo argomento. Puoi leggere qualcosa su questo o Va passiamo a bene. un'altra domanda? Va bene, se vuoi ti leggo. Allora, posso scegliere, nel senso che ce n'è una seria Sì. che parla della zona rossa e parla di una mia amica, tra l'altro poetessa anche lei, che è Nadia Gustoni, che lavora in fabbrica e alla quale ho dedicato una poesia che poi è uscita su Antinomie e sarà nel prossimo libro, perché lei continuava a lavorare in fabbrica durante appunto il lockdown totale. Allora, Leggiamo questo e poi sì, ce ne sono. la prossima la teniamo per la prossima domanda. Perfetto, va bene.
la zona rossa. Ho un'amica che continua a lavorare in fabbrica nella zona rossa. Alla pressa, il contatto forzato coi colleghi è stretto, dice: noi operai siamo carne da macello. Nessuno parla dei morti sul lavoro. Ogni anno un conteggio di prodotti stoccati e di mosche morte nella regione della neve, dove l'orto è tagliato dai cancelli e divide in porzioni disuguali la terra. Tutto finisce per tutti in 2 metri quadri di terra rivoltata da una benna, manovrata da un uomo reso muto dal lavoro coi morti. Tutto è messo a tacere sotto uno strato di viridescenti muffe nobili, raggelate dal soffio della prima notte, dice: non ho paura per me. Non aggiunge: sarebbe quasi una liberazione, anzi, emette una scintilla di pura gioia se le chiedo in pensiero: hai mangiato? Non ti sento più. Sì, scusa, mi avevo disattivato per evitare altri rumori durante la tua lettura e poi mi sono dimenticata. Ti volevo chiedere, in questo periodo però nel dibattito, nelle cronache, l'ambiente è passato in secondo piano paradossalmente e il nostro festival invece vuole spingere sul fatto che proprio nei momenti di crisi c'è più bisogno di parlare di ambiente, anche perché questa crisi sanitaria, come tu dicevi, è anche se in maniera lata legata anche a situazioni di ambiente sfruttato. E che cosa possono fare i poeti per cercare di dare voce all'ecologia durante questa crisi ambientale? E poi passiamo alla tua strofetta ecologica. Alla tua strofetta ecologica. Allora, i poeti, come dicevo prima, possono dire la loro. I poeti sono pensatori, no? Sappiamo benissimo, insomma, so che sto parlando nella sede giusta per dire queste cose che sono superflue, non sono degli emotivi, dei sentimentali che consolano, come dire, accarezzando. Sono delle persone anche crudeli, anche violente, anche che puntano lo sguardo laddove c'è crisi, per poter appunto insieme possibilmente trasformare questa crisi, questo sangue, questo dolore in un canto. Io in questi giorni sto conducendo un programma alla radio, Radio 3, e mi arrivano davvero centinaia di testi. E in tutti questi testi, anche se alcuni sono di poeti più con già una lunga esperienza, altri sono di poeti e di neopoeti, no? come sono chiamati nel comunicato stampa, ma il 90% di questi testi sono testi che si occupano della realtà. Questa crisi presente è strettamente connessa all'ambiente, nel senso che è strettamente connessa allo sfruttamento sbagliato dell'ambiente, allo sfruttamento sbagliato della natura. Cosa possono fare i poeti? I poeti parlano da sempre della natura e del ripensamento del legame dell'uomo con la natura. Finché noi non abbiamo su di noi la coscienza di essere degli animali che hanno, come dire, una struttura biologica esattamente coincidente, e delle volte oserei dire anche una struttura spirituale, no? se arriviamo ai bisogni primari, una struttura spirituale coincidente con quella degli altri animali, e se finché siamo come dire, nell'ottica antropocentrica e non in quella biocentrica, cioè come noi siamo parte di un tutto. E questo tema è un tema che la poesia tratta da sempre, da Lucrezio a Baudelaire, e poi sappiamo che le scoperte della fisica confermano questa meravigliosa corrispondenza molecolare di tutto con tutto. Ecco, allora forse i poeti possono, magari anche se non trattano direttamente il tema, come è successo nell'antologia della quale parlavo, possono però tornare a far parlare quella lingua comune. Quindi non sensibilizzare, ma rievocare nella memoria collettiva quella lingua comune, che è una lingua che appartiene agli alberi, agli animali, agli esseri umani, al tavolo che ho qui davanti, a tutto quello che, alle stelle, no? Siamo tutti connessi da questa
da questa materia incomprensibile che è fatta di vuoto. E questa è una cosa che mi rende molto felice, l'idea che la materia sia fatta di vuoto e che quindi la materia sia esclusivamente movimento e relazione. Allora, se la materia è relazione, il mio corpo è fatto solo di relazione, altrimenti non esisto. Senza questa relazione tutto si disgrega. Quindi il microcosmo, questo pensiero del microcosmo non può che portarci a ripensare all'universo intero come ad un unico movimento, ad un'unica relazione che si muove insieme. Questo possono fare i poeti, non altro. Cioè, per esempio, io stavo tra l'altro scrivendo una cosa su Alda Merini sulla quale ero francamente piena di pregiudizi. E c'è una frase che lei, uno dei suoi aforismi, dice l'amore è una coerenza universale. E io lo trovo bellissimo, bellissimo. Richiama quello che è stato, mi ha accompagnata per 50 anni, ma 50 no perché non lo conoscevo così da piccola, però insomma per molti anni l'intelletto d'amore dantesco che ci ho messo tanti anni a capire. Ecco, la coerenza dell'amore universale, che è armonia, è relazione, è pensarsi insieme. Ecco, questo è. Ora, scusami se mi sono accalorata, ma è così. Anzi, è bellissimo accalorarsi, siamo qui per questo, così speriamo si accalorino anche. Il riscaldamento globale, c'entro pure io. Anche perché, sai, è difficile ricreare attraverso Zoom, i computer, ognuno nella propria stanza, noi e il pubblico, che tra l'altro ci può vedere sia in diretta che in differita quando vuole, quindi è difficile riuscire a creare un calore. E invece speriamo di riuscirci, e quindi accalorati pure. E ora leggiamo. Cosa vuoi, la strofetta ecologica da ridere? Ecologica, sì, okay. Una cosa allegra, dai, adesso. Allora, strofetta ecologica. I gabbiani continuano a volare e le rondini pure sono arrivate. Noi, serati con 33 mandate, guardiamo dietro ai vetri il grande affare della natura che ci ignora e ride, sprigionata in assenza di anidride solforosa. Le formiche, i passeri, l'aiole, ogni altra specie si rispanne al sole, tutta la vita si è ringalluzzita mentre imitiamo Tarzan, l'eremita. Ma non sarà che vive meglio il mondo, mica è strano, senza di noi che l'affumicamo? Sì, questa risponde proprio a quella strana sensazione che avevamo tutti, che eravamo chiusi in casa e vedevamo le immagini di ogni genere, di delfini, anatre che riprendevano... Cinghiali. Riprendevano possesso delle città, dei porti, del mare, come ci sentivamo veramente degli intrusi. E questo mi porta alla terza cosa che volevo chiederti, che è sui possibili precedenti, sui maestri della poesia ambientale. E l'idea dell'intruso, dell'uomo che è un intruso sulla terra, mi riporta a quello che io sento come un precursore della poesia ambientale, che è Giacomo Leopardi, che in realtà quello che mi ha fatto pensare a lui quando abbiamo cominciato a lavorare su un festival di poesia ambientale è un brano delle opere dello Zibaldone, quindi non è una poesia. È quel brano in cui lui, per dimostrare la sofferenza del mondo, racconta di una ragazza che entra e cammina leggiadramente su un prato schiacciando i fiori e ti fa sentire la sofferenza dei fiori che vengono schiacciati. Qui torniamo a quell'idea panica dell'uomo collegato a tutte le cose, per cui sente la sofferenza del mondo. Quindi per me Leopardi, solo per quello e per l'accenno alla ginestra, che non è l'uomo che la atterra, è la natura a sua volta, però che atterra e poi viene insomma calpestata dalla vita, ne fanno un maestro della sensibilità che porta poi alla poesia ambientale. E tu invece a chi penseresti, sia tra gli italiani, tra gli stranieri? Guarda, allora, su Leopardi
aggiungo soltanto una minima cosa su questo canto di gioia alla fine della ginestra, no? E sulla necessità, anche in quel caso, della comunità, della società civile. E gioia e resistenza, insomma, perché questo anche va segnalata la sottolineatura della capacità della natura di resistere anche nonostante tutto, nonostante la lava che trabocca, no? Nonostante, esatto. E io ho pensato a Pascoli, alla sua straordinaria nominazione di animali, di uccelli e di erbe. Allora, questa nominazione pascoliana, siccome i poeti poi lavorano con le parole, allora una sensibilità così acuta, così attenta, e dico Pascoli e non D'Annunzio, perché D'Annunzio la sopraffà la natura con il suo linguaggio. Sì. E invece Pascoli mi sembra che sia sopraffatto dalla natura, no? È sopraffatto la lingua di Pascoli è sopraffatta dalla bellezza dei nomi naturali. E quindi in questo senso mi sembra che possa essere messo fra quelli che hanno, non ovviamente fatto una poesia ambientale, perché ripeto, in Italia c'è soltanto un caso che adesso dirò, che non è però dichiaratamente ambientale. Però insomma, questo essere sopraffatta dalla nominazione naturale è sicuramente un porre attenzione a quello che sta fuori da questo antropocentrismo ed egocentrismo umano. Un caso che mi è venuto in mente è un poemetto di Maurizio Cucchi su Pripyat. Su che cosa, scusami? Lui scrive questo Pripyat, sui sopravvissuti, su quelli che sono rimasti dopo Chernobyl. Sì. Sulle persone che hanno deciso di rimanere a Pripyat, che è la città contigua, ecco, e lì, diciamo che quello è un pensiero su una resistenza umana che va oltre l'immaginabile, nel senso che ci sono state, ed è vero, e ci sono persone che hanno deciso di rimanere lì anche a rischio della propria stessa vita. E non so se hai visto, c'è stato questo documentario molto bello, tra l'altro molto, molto crudo, sulle scelte dell'Unione Sovietica, su questi reattori che non hanno reagito per questioni di risparmio, ecco. Avevano le punte fatte con un materiale che non raffreddava così immediatamente, quindi è esploso tutto. Per cui e tenere oscure la notizia, l'informazione di questo materiale ha fatto sì che uno pigiasse quel bottone e ha mandato all'aria appunto il reattore. Detto questo, per tornare alla poesia, ecco, Cucchi racconta di questa costanza, di questa pazienza di rimanere nei luoghi amati, anche se i luoghi amati sono pericolosi. Ed è una lezione indiretta che danno queste persone, insomma, attraverso in questo caso le parole di un poeta, del loro amore nei confronti della terra, della loro terra e della loro incapacità di piegarsi a questa novità di venire espulsi per delle ragioni che non hanno evidentemente deciso. Ecco, queste sono le cose che mi sono venute in mente. E poi un'ultima cosa che posso dire, un po' sulla poesia, no? Possiamo dire che la poesia è un po' un ecosistema, è un piccolo sistema a parte, che però si radica appunto ovunque, no? Come dicevo poc'anzi, ed è la si può paragonare a quello che Gilles Clément chiama il terzo paesaggio, no? Queste erbe che nascono incolte nei margini, no? Nelle crepe, nei margini, è qualche cosa di imprevisto che però ci sorprende e ci si ferma, se non ci si ferma ad estirpare, ci si ferma ad ammirare la forza proprio di questo insinuarsi nonostante tutto. Ecco, questo un po' è diciamo la sopravvivenza, la resistenza degli abitanti di Pripyat, delle erbe che nascono fra le crepe dell'asfalto, è un po' questo stare nella poesia nonostante il neoliberismo, nonostante gli allevamenti intensivi, il Covid e tutto quello che ci contraddice, diciamo così.
E ora cosa ci leggi? Cosa vi leggo? Che volete? Cosa seria, dai, facciamo... Passiamo al serio, sì. Facciamo al serio, passiamo al serio. Beh, allora, visto che abbiamo parlato di Covid, insomma, della situazione che purtroppo ancora ci affligge, posso leggervi una parte di una poesia scritta proprio su questo tema, che ho letto anche alla radio, ma insomma non è pubblicata. Si chiama Il mondo vero. C'è una piccola premessa in prosa che dice così: questo presente è talmente pervasivo che esisterà un prima e un dopo. Quello che abbiamo fatto, detto, scritto, pensato prima, sembra appartenere a un'altra vita che, come sempre accade, adesso sembra libera e felice senza che lo sapessimo. Ciò che era dato per ovvio non lo è più. Questa sventura ha minato le basi dell'ovvio. Riusciamo a dare a questa sventura la possibilità di trasformarci in una comunità dove nessuno viene lasciato solo, per esempio chi oggi ha paura perché aveva un lavoro in nero, per esempio chi in questi giorni ha tremato perché se si fosse ammalato non avrebbe avuto nessuno ad assisterlo. Riusciamo a riorganizzare pensiero e azione in modo da diventare finalmente quel corpo umano sociale del quale da sempre scrivono i poeti. Ma ora che siamo per forza essenziali e scegliamo le merci necessarie, adesso che a momenti sperimentiamo cosa slanci la leonessa a bocca aperta al collo dell'impala e cosa fa grattare col muso la terra secca al bufalo, adesso che proviamo parole vere come paura, fame, malattia, approfittiamo del silenzio intorno per ascoltare la prima voce dentro la nostra voce. Approfittiamo per sognare case con stanze piene di contenitori trasparenti e finestre affacciate sul fiume e cortili che a giugno sono pieni di rondini e bambini. Da quel chiaro guardiamo a quello che manca, gli altri, friabili, corpi esposti alla vita come noi proprietari di un solo tesoro, il tempo di una vita, nient'altro. Facciamo che ci basti il mondo vero, come all'uomo venuto dalle torbe, mentre nell'alba livida usa gli occhi come strumenti di levigatura, con le palpebre calcinate sopra, occhi chiusi che plasmano la pasta madre, mentre comincia a piovere, le mani fasciano i tronchi con legature d'argento e dai gesti si vede che avviene qualcosa di caro. Ricomponiamo con la stessa calma ogni frammento e poi diciamo sì dal provvisorio a questo mondo imperfetto e vistoso con lo stesso stupore dell'uomo delle torbe, perché noi pure siamo materia esposta al sole di mezzogiorno, materia vulnerabile e mortale che al centro tiene il sogno dell'immortalità. Piccoli e grandi, siamo piccoli e grandi, siamo niente, siamo crudeli e siamo immensi, siamo un miscuglio pazzesco di cose che... Bello, molto bello. Grazie. Mi colpiva quando dicevi che la poesia è un ecosistema che spunta come quelle che si sono sempre chiamate erbacce e che solo di recente stanno acquistando una dignità di pianta e non solo di erbaccia. E mi viene in mente che durante il lockdown, come i delfini che si riappropriavano dei porti e le papere che rientravano nelle città, i cinghiali, quelli ci sono anche senza lockdown a Roma, va bene, questo lo sappiamo, è una delle croci e delle delizie di avere dei meravigliosi parchi, ma veramente parchi naturali all'interno della città. E, allo stesso modo anche la poesia ha ritrovato degli spazi che fino a quel momento le erano preclusi. Io lavoro da anni per l'Espresso con i libri e da anni sento, ogni tanto viene fuori, facciamo un articolo sulla crisi della poesia e mi casca la testa perché sembra che la poesia sia sempre in crisi. Ecco, in questo momento sinceramente nessuno oserebbe proporre un articolo sulla crisi della poesia perché
durante il lockdown si è parlato molto della... molte persone si provavano difficoltà e si sentivano in colpa perché non riuscivano a leggere. Persone che amavano leggere, nel momento in cui avevano troppo tempo, non riuscivano a leggere, non riuscivano a entrare dentro delle trame. Ma questo non riuscire a leggere riguardava sempre i romanzi o i saggi. Non ha mai riguardato la poesia. La poesia ha trovato appunto uno spazio e si è allargata come le erbacce, appunto. E volevo chiederti se hai questa sensazione. Tu dicevi che stai raccogliendo delle poesie. Ecco, sono nate durante il lockdown, cioè non è stato solo un leggere, ma anche uno scrivere da parte delle persone, appunto, non poeti, tra virgolette, professionisti. Sì, sono proprio a tema. Ne sono arrivate più di una in realtà, che raccontano anche proprio dell'esperienza dell'essere stati infettati. Ma sicuramente, allora, non ho sentito, visto che parlavi, ma non no, ho sentito. Proprio sulla malattia in sé. Sì. Ce n'è una, adesso poi non voglio anticipare nulla, però ce n'è una proprio di un operatore sanitario. Che si chiama positivo asintomatico, che racconta proprio di questa sua esperienza. Sì. E per fortuna asintomatico, ma insomma, ecco, ha avuto in questo modo di scrivere la poesia. Ma ce ne sono molte che raccontano soprattutto dell'esperienza della clausura, e molte che riflettono su quello che dicevamo. No? Cioè, per questo parlavo prima della parte dei poeti già noti, come appunto Gualtieri o Buffoni, che hanno scritto dei testi su questo argomento, anche quelli che scrivono perché hanno voglia di scrivere, ma magari senza neanche pubblicare, hanno scritto su questo tema, sulla loro esperienza. Una cosa che però io ho notato, io per 7 anni ho tenuto un cantiere su poesia di Crocetti e mi arrivavano 7 dattiloscritti al giorno, c'era una cosa che dopo 7 anni era diventata veramente insostenibile. Ho notato una cosa, sono passati ormai dall'ultimo cantiere, sono passati 4 anni. Allora, in questi 4 anni deve essere successo qualcosa. Non so se attribuirlo a questo periodo di coronavirus, a questo ultimo nefasto anno, ma le poesie che mi stanno arrivando per la radio sono poesie molto, molto, molto meno egocentriche. Sì. Sono poesie che raccontano la realtà, sono poesie che raccontano anche magari partendo dal proprio punto di vista, ecco, per esempio come nel caso dell'esperienza di cui parlavo prima, però sono poesie che riguardano il mondo, mentre fino a qualche anno fa mi arrivavano testi che raccontavano magari dei propri dolori, delle proprie storie, delle proprie vicende, del proprio io, senza che ci fosse un legame sentito con la realtà. Allora, io credo che questo sia anche un pensiero, un discorso da fare sulla poesia proprio, no? Tu dicevi giustamente la crisi della poesia. Quando vado nelle scuole mi chiedevano sempre, adesso vado in streaming, per cui insomma vado in questo modo così, però insomma, mi chiedevano sempre che ci state a fare voi, soprattutto i ragazzi del liceo. E io rispondevo sempre: ci stiamo a fare una cosa inutile, ed è proprio l'inutilità di questa cosa che è il suo valore, la sua preziosità. Mi sembra che questa cosa la si stia capendo, mi sembra che si stia capendo che fare una cosa inutile, inutile nel senso che è fuori dal mercato, è fuori da quello che per cui tutti... Guarda, riflettevo proprio questa mattina, faccio sempre la stessa strada per tornare dopo aver accompagnato mia figlia a scuola, e stamattina riflettevo che non ho più voglia di comprare. Allora, questa cosa, no? Perché io, con tutto che faccio, la poetessa o la scrittrice, tutto quello che sono, faccio, insomma, non si sa bene come dirlo, ma comunque sei dentro un meccanismo, per forza di cose, sei dentro un meccanismo. Ecco, io stamattina sono passata davanti, ora non dico la marca, un negozio mi piace moltissimo, ma non me ne è importato proprio nulla. Allora, questo non sarà bello per chi vende, ma è una grande libertà. Credo che possiamo davvero, non credo che usciremo migliori, credo che ciascuno uscirà amplificato nelle sue caratteristiche precedenti, insomma, da questa grande crisi planetaria. Però credo che possiamo approfittarne, chi vuole può approfittarne per
essere un po' più libero, come scrive Mariangela, riprendersi un po' di tempo, perché è davvero l'unico, questa è una cosa che noi diamo per scontata, su cui non riflettiamo mai abbastanza, è l'unica cosa che veramente abbiamo, il tempo. Io prego me stessa di ricordarmelo sempre. Ecco. Così come per tornare a Merini, adesso dico una cosa che c'entra pochissimo, ma c'entra. Una cosa che lei dice di aver imparato nel manicomio, che è no, paragonabile, anche se in maniera diversa, alla nostra esperienza di clausura, è la cura degli altri. Cioè lei dice, io sono riuscita ad uscire dal manicomio viva perché a un certo punto ho smesso di occuparmi di me e mi sono occupata di appunto, no, delle persone che erano... Ecco, allora, questa è l'unica nostra forma di libertà. Riuscire ad occuparci degli altri, e lo possiamo con la poesia, lo possiamo fare magnificamente. La poesia è uno strumento, è un meraviglioso strumento di identificazione, significa riuscire a mettere la nostra esperienza, il nostro bagaglio, perché non possiamo scrivere davvero di cose che non abbiamo sperimentato, ma riuscire a mettere la nostra esperienza con le parole che poi ci portano, non si sa mai dove, al servizio dell'esperienza degli altri. Ecco, questo... Per questo forse in questo momento se ne sente così bisogno, perché si sente questa necessità di questo coro umano che va proprio alla radice, no? Al nucleo, a quello che dentro le nostre molecole canta. E cosa ci legge? Ah, oddio. Detto questo, adesso che vi leggo? Detto questo. Guarda, vi leggo una poesia che non era assolutamente scritta programmaticamente, ma perché risale al 2010, però, che è una poesia dedicata agli alberi. Ah, ottimo. Che sta, credo, in forse sulla bocca di tutti, non me lo ricordo neanche, però. Alberi. Essi hanno questo fiore dentro, che comincia con l'affermazione che non sanguinano, ma hanno anzi una capacità variabile di sopportare tagli tra i filamenti vivi, con anelli dorsali e una frattura marginale, con qualche escoriazione per il fuoco issato una volta sulla bianca colonna del fusto come una bandiera di dolore. Tutto portava una scucitura di silenzio sulla corteccia. In quel punto non passava più la voce. Mimose e mandorli sono i primi a fiorire, ma tutti, se amputati, rimarginano in lance di fogliami appesi alla faretra dei tronchi con tralci portanti a un fresco e vivo rampichio di gambi e un clamore di stami al culmine del pomeriggio e un luccichio frontale. Tutti sono strumenti per lasciare cadere lingue e lamine d'oro, processioni con croci bianche di corolle e fiaccole di stimme nel nettario. Sono cose cresciute per dare e per dimenticare. Dimenticare come si innestava la tua voce nel nettario del cuore, come i regoli e i timbri delle vocali fossero fatti per impressionare il fiore maturo. Essi sfiorano il cielo in formazioni audaci, si avvitano con una pacatezza e una competenza perfette, pure nell'evidenza del corpo ferito, pure a bagno nel nero e nell'amaro inverno. Dunque, bisogna avvicinarsi a loro senza il cupo ruminare notturno nella morchia dell'anima, ma come cinghiali o entroterra bianco, essere terra bisogna sotto la loro macchina da fiore. Bellissima, la macchina da fiore, la macchina da guerra invece la macchina da fiore. Vedi che tornano i cinghiali. Cinghiali ovunque. Ecco, tornando a Roma, perché l'ecologia spesso nasce, l'interesse per l'ecologia nasce spesso da situazioni contingenti, uno tocca con mano un problema di cementificazione, di inquinamento e quindi comincia ad occuparsene e nasce un interesse che poi può crescere, può allargarsi oppure rimanere concentrato su qualcosa. Volevo chiederti se sia... forse nella tua attività poetica, ma anche nella tua vita, se c'è un'emergenza ambientale che tu vedi a Roma in particolare, se ci fosse una cosa che puoi risolvere a Roma di emergenza ambientale, qual è? Qualcosa che ti ha, o che ti ha colpito perché ci l'hai conosciuta crescendo? O... I rifiuti. I rifiuti. E come...
Che cosa I rifiuti con il problema, allora, il problema dei rifiuti, del dilagare dei rifiuti, che non è un problema evidentemente soltanto romano, però insomma a Roma trabocchiamo, non ci sono, non è una terra dei fuochi come la Campania, però è un problema evidente, insomma. Ed è un problema però anche quello degli inceneritori, evidentemente a Roma. Infatti su quello poi, proprio per questo mi ero concentrata già nel 2008 su questo tema degli inceneritori. Un altro problema che non è strettamente ecologico, però c'entra, è il problema delle periferie urbane. Le periferie urbane sono state per molto tempo, io mi era stato proposto di scrivere un libro, poi l'ho lasciato a metà perché non ho avuto il tempo di finirlo, ma lo finirò. Avevo scelto di scrivere un libro, questo libro sulle periferie, che sono state per lungo tempo, sono nate proprio come discariche sociali, no? Ai tempi di Mussolini. E sono purtroppo in uno stato di disservizio totale, nel senso che sono state messe nei programmi, molto spesso nei programmi elettorali, ma in realtà a livello scolastico, a livello di trasporti, a livello sanitario, sono spesso in totale stato di abbandono. Ecco, allora questo è un problema del quale sicuramente mi occuperò. Sicuramente non c'entra direttamente con il tema dell'ecologia, ma anche sì, nel senso che poi no, riuscire a ripensare lo spazio urbano nello stesso modo in cui dicevamo prima, no, come uno spazio urbano che sia democratico, che sia equivalente, no, c'entra anche con il ripensare l'intero pianeta, secondo me. Quindi riuscire a dare una rete scolastica, una rete sanitaria, una rete di trasporti che sia degna di esseri umani, ecco. Un altro problema che mi ha toccato molto da vicino è il problema dei migranti transitanti, che c'entra anche questo in maniera marginale, ma non proprio, perché c'entra col discorso delle periferie, c'entra con il discorso dell'inserimento urbano, no? Quindi dare uno spazio urbano dove le persone che passano per Roma possano quantomeno riposare, perché non chiedono di stare qui. Io ho fatto parte, finché c'è stata, dell'associazione Baobab di accoglienza ai migranti, che è un'associazione di volontari, per cui un'associazione che non chiedeva niente se non occupare il permesso di occupare uno spazio pubblico, ma in totale disuso, che era lo spazio che era stato dato previsto per i pullman del Giubileo dietro la stazione di Burtina, e non è stato concesso. Hanno subito 92 sgomberi finché adesso purtroppo sono per strada, davvero per strada. Ecco, questo fa parte dell'idea di riuscire a ripensare un po' questo disgraziato pianeta in una maniera, perché non possiamo limitarci a pensare a Roma o all'Italia o all'Europa, dovremmo cercare di avere un pensiero che sia, prima dicevo, universale, sì, magari universale, ma insomma quantomeno planetario. Non possiamo più pensare per piccoli numeri. Ecco, di questo io ne sono convinta, e credo che in questo i poeti possano aiutarci molto. E comunque il problema delle periferie è comunque incrocia quello dell'ecologia. L'ecologia incrocia praticamente tutti i problemi. Ma quello delle periferie, come dicevi, delle discariche umane in cui le persone venivano mandate senza un interesse per una sistemazione dignitosa, solo una sistemazione apparentemente accettabile. Poi le periferie sono diventate anche dei posti in cui la cultura, la creatività, l'energia positiva fioriscono magari con molto più in maniera molto più rigogliosa che in degli asettici quartieri perfetti. Io mi ricordo a Londra che mi capitò di andare a vedere la City di sabato quando era vuota, e sono rimasta sconvolta. Cioè era un posto assolutamente invivibile, nato per essere
per non essere vissuto, un posto per produrre, morto. Certo. E adesso l'idea che la City sia sempre, come l'ho vista io quel sabato, mi sembra una specie di vendetta del destino da quel punto di vista. Questi, come anche il bellissimo quartiere City Life di Milano, però è un quartiere che è nato non per abitarci, ma solo per lavorarci. E in questo momento, e io anche lì ci sono andata un sabato alle 6:30 di sera, e avevo proprio, mi sembrava di vivere in un posto dove erano passate quelle bombe che uccidono, come si diceva, uccidono le persone e risparmiano i giocattoli, che aveva risparmiato i palazzi, ma gli esseri umani non c'erano più. E questo con il Covid è venuto ancora più fuori. Il problema della cementificazione incrocia assolutamente quello dell'ecologia, perché cementificare, continuare a costruire palazzi e palazzoni significa tagliare alberi, distruggere prati e molto spesso anche impedire a torrenti di fare il loro corso, e quindi poi insomma ci stanno i dissesti idrogeologici, tutto si tiene. Appunto, tutto si tiene, sembrano tutti dei problemi molto concreti, molto da tecnici. Invece la poesia, la cultura può fare molto. Questo è il secondo festival di poesia ambientale. Nel primo, uno degli elementi di partenza era stata una sfida lanciata da Amitav Ghosh, che a un certo punto della sua carriera, lui non era un attivista, oggi è considerato un attivista ecologista, perché ha cominciato a porsi la domanda: come nei miei romanzi posso far vedere qual è l'emergenza climatica e la catastrofe a cui andiamo incontro? Ecco, la stessa cosa bisogna cercare di farla con la poesia, avendo però l'accortezza di guardare sempre dall'altra parte, perché naturalmente io ora non conosco questo poemetto di Cucchi, che immagino sia molto bello, ma normalmente quando un poeta è difficile scrivere su commissione, come tu dicevi, tu ami scrivere su commissione, ma non è facile, perché si finisce per fare le cose al realismo socialista, insomma, possono essere storicamente interessanti, ma da un punto di vista poetico molto di meno. E tutto questo pistolotto per chiederti, chiacchierando era venuto fuori, una delle cose che si dicono a Roma è: ah, c'era il Ponentino, poi hanno costruito i palazzoni e il Ponentino non c'è più. Tu mi raccontavi che anche nella tua esperienza di adolescente romana c'era questo ricordo, questa sì, pianto del Ponentino. Com'era? Sì, c'era tanto nella mia, cioè io vivo in questa casa, che questa, proprio questa, che ormai sono tutti a casa mia, vivo in questa casa da sempre, per cui ho visto, in questo senso ho visto i cambi, qui era periferia, quando ero piccola qui era periferia, qui, questo lo racconto anche nel romanzo, qua sotto noi giocavamo a pallone in una piazza che oggi è un parcheggio, quando passavano... In che quartiere? Io sono a Pio Tuscolano. Ah, sì. A Pio Tuscolano. E c'era questa piazza sotto, le macchine passavano una volta ogni... E quando c'era macchina e si fermava il gioco, no? Per cui tutti i ragazzini del quartiere stavano per strada. Era proprio... È una vita, devo dire la verità, che io rimpiango moltissimo. Però tengo a dire la mia adesione totale a quello che tu dicevi sulla realtà delle periferie. Per esempio Corviale, no? Dove c'è dove ci sono questi studi aperti di locati lì, questi pittori, fotografi, sono degli spazi che sono stati occupati e che sono messi a disposizione, no? di chi ha voglia di fare, di chi ha voglia di fare fondamentalmente. Ed è fondamentale farlo. Per esempio, io posso raccontare molto brevemente la mia esperienza quando ho fatto un laboratorio, insomma, lezione, brutta parola, un laboratorio in un carcere, femminile, e le ragazzine che stavano lì venivano quasi tutte da Borgata Finocchio. Quindi mi sono incuriosita di Saborgata, che ho trovata, ho fatto anche un reportage per il Corriere della Sera all'epoca, e mi sono trovata di fronte ad una realtà grave, perché ho visto accostate villoni
stratosferici che possiamo immaginare come mai, alla campagna più aperta. Quindi c'era la contiguità fra queste ville di camorristi e poi quelli che abitavano da sempre lì. È una realtà veramente, chi c'ha voglia di farsi una passeggiata in quelle zone è davvero illuminante. E tra l'altro è il primo luogo di Roma dove ho visto, forse l'unico, perché poi non l'ho vista più da nessuna parte, infatti l'ho fotografato, dove c'era la pubblicità di quella cosa tremenda che non so, e dell'anello fatto con le ceneri del defunto, del diamante fatto con le ceneri. Ecco, questo è stato l'accoglienza nella realtà di Borgata Finocchio. E poi mi sono trovata, facevo le fotografie e con la signora mi è venuta accanto dicendomi: tu chi sei, ma come ti permetti? E io dico: io sto fotografando, no? Per cui era tutto veramente abbastanza misto, pericoloso, discutibile, e non credo che sia cambiato nulla da 3 anni a questa parte. Quindi allora portare, come si sta facendo a Corviale, nelle borgate romane, nelle periferie, quelle cosiddette borgate all'epoca di Pasolini, peraltro Pasolini le ha inventate, le periferie romane, non le ha portate. Portare la cultura, ma non la cultura nel senso accademico, perché se tu porti la cultura nel senso accademico a Corviale o a Borgata Finocchio, ti ridono in faccia, si annoiano. Sì. No? Esatto, non è questo. Cioè bisogna conoscere, condividere. La cosa fondamentale è appunto arrivare a quel punto nel quale questo canto molecolare è comune alla ragazzina rom che a 13 anni ha 2 figli e si infila dalle finestre per andare a scippare, a rubare dentro un appartamento, ed è comune a chi ha la villa. Ecco, francamente dubito che sia, esatto, dubito più di quelli che hanno la villa alloggiata che di quelli che vanno a fare i furti, perché devo dire che ho trovato invece una realtà molto, molto sensibile, molto sensibile, solo che si devono fidare. Vabbè, certo, quelle ovvie non è facile. E ora si devono fidare, perché l'accoglienza è stata, ma ok, mi taccio. Ti riporto al dovere. No, è un piacere. Allora, no, va bene, leggo un frammento. Grazie. Leggo un frammentino di questo tratto da questo romanzo, è piccolino, a proposito della cementificazione del Ponentino di cui parlavo. Ah, ecco, sì. Mamma che fa la siesta con la nonna e si raccontano tutto. Vai a giocare un'oretta a pallone col muro della cucina. O sotto il tavolo, in persona prima la principessa e poi il Tuareg che la rapisce, leggevo I predoni del grande serto di Emilio Salgari. Quando i due si innamorano, il gioco diventa acrobatico. Dopo cena, preferisco una storia della giovinezza. Mamma si fa mandare dalla Sicilia le piante di gelsomino, nelle sere d'estate, in quel profumo di isola abbandonata sul balcone. Mamma dice: hanno costruito troppi palazzi. Prima qui si sentiva l'odore del mare. Che bello. Questo misto tra gelsomini siciliani e odore del mare, ponentino, che poi è sempre del passato. Come dicevi, quello che era del passato poi sembra sempre, lo abbelliamo sempre, no? Lo ricordiamo un po' meglio. Però è vero che qui ogni tanto si sente. Lo mantiamo di poesia, ed è vero però anche che con il tempo, questa è una cosa che ho notato con i malati di Alzheimer, e infatti ne ho scritto di questo, ho fatto due o tre, non mi ricordo più, laboratori con loro, e quello che mi ha colpito è che loro ricordavano solo le cose belle. Avevano fatto una specie di scrematura di tutto il gravame, di tutta la morchia, come dicevo nell'altra poesia, no? Della loro vita, e ricordavano scrivevamo queste cose insieme, e lì ho inventato quel metodo del cartellone, perché loro non ricordavano niente di quello che si diceva, per cui ho iniziato a scrivere,
Ricordavano la madre che li portava al mare, ricordavano le passeggiate nel bosco con il loro padre, la raccolta dei funghi, ricordavano le cose belle. Ecco, questa è una cosa che mi ha dato, devo dire, un grande conforto, perché no, tutti attraversiamo piccoli e grandi inferni nella nostra esistenza. Però, ed è successo anche a mia madre, in effetti, che prima di morire mi ha raccontato le cose più belle della sua vita, cosa che non aveva fatto mai. È È un po' la resistenza della natura, appunto, la che ginestra. sì, Prima di venire travolta, no, dalla colata di lava, c'ha questo spicca con questo giallo meraviglioso. Canto del cigno. il canto del cigno è comunque il canto. Ecco, come ultima domanda, ti volevo chiedere, te ne ho fatte tante, ti ho spremuto tra domande e poesie, ti ho Quasi uno. spremuto. Io volevo chiedere, secondo te, appunto, la poesia ambientale può aiutare a diffondere una coscienza ambientale e come? Cioè, bisogna porsi delle, sarebbe bene fare appunto delle cose su commissione? Sarebbe bene, per esempio, insomma, mi viene un'idea che un festival di poesia ambientale, uno a caso, il nostro, proponesse per magari la prossima edizione un tema sul quale chiedere ai poeti di esprimersi. E quale tema daresti? Allora, questo è il solito problema, nel senso che orientativamente chi scrive e legge poesie è già sensibile. Non è scontato che sia così, ma è già sensibile orientativamente, diciamo, a questo canto universale. Quindi io credo che quello che è necessario è sfondare i canali istituzionali della poesia. Quindi sarebbe bello, per esempio, ecco, fare una cosa di questo genere. Abbiamo parlato adesso di periferie, ora improvviso, perché appunto fare una specie di concorso, magari, per chi abita le periferie sul tema della loro esperienza, su questi temi di cui stiamo parlando, sul tema di questi fiumi interrotti, di questo cemento che incombe, di questa assenza di accesso alla cultura che si tiene stretta in se stessa come se avesse chissà che tesoro da custodire, mentre la vera cultura è l'apertura, no? È la libertà. Quindi ecco, forse si potrebbe inventare un concorso aperto ai ragazzi, fondamentalmente, che sono, devo dire, almeno mi sembra molto sensibili, a cominciare da Greta Thunberg, che ha avuto un grandissimo ruolo a sensibilizzare i suoi coetanei, e hanno fatto le manifestazioni anche finché è stato possibile, ma torneranno a farle. Ecco, quindi questo tema, siccome è un tema cruciale, si può, siccome si pensa anche che la poesia forse sia, ma va bene così, sì, per i ragazzi va bene così, sia un modo più pratico, più semplice per scrivere, per arrivare, si potrebbe inventare un concorso così, un concorso per ragazzi su un tema ambientale, per cui poi con una giuria che seleziona le opere, intanto così loro sono costretti a pensarci, perché il pianeta sarà loro, mica nostro. Certo. Sì, questo in effetti è un'ottima idea, cioè coinvolgere i ragazzi non gli addetti ai lavori, appunto Farlo all'arrivo. con le scuole, farlo con, in maniera, no, capillare con le scuole, soprattutto quelle periferiche. Va bene, ci lavoreremo, che abbiamo già almeno due altre edizioni in programma, ci stiamo lavorando. Hai qualcos'altro da leggere come ultimo regalo ai Leggo? Ah sì, guarda, aspetta, se la trovo vi leggo questa poesia che parla, così chiudiamo con una cosa più lieve. Gioia. Beh, ottimo. L'intelligenza elettrica che tiene insieme gli atomi del corpo e della sedia dove il corpo siede è gioia. E gioia è il rombo della rotazione di espansione e coesione extragalattiche, gioia è il boato che fa collidere le stelle,
perché formino l'antimateria che ci porta dove non c'è più peso e dove i morti sono accanto a noi, vicino ai pochi che ameremo per sempre, fino a conoscere che niente, nessuno, in nessun luogo mai, è perduto per sempre. Se da adulti riappare la bianca terra iniziale che avevamo negli occhi da bambini, siamo tornati quelli che eravamo, bassi, vicini al senso delle cose, corolle aperte a un palmo da terra. Uno stuolo di rondini traversa il cielo di giugno. Niente è povero, niente ha più mancanza. Il cielo nuovo assomiglia alla mano di un bambino che, passando, accarezza le spighe. Che bello! Niente. Grazie. Povero, niente ha più mancanza. Mi sembra... Sono quei momenti miracolosi, no? Sì. Qui appunto questi momenti di perfezione che vanno colti, sì, assolutamente una meraviglia. E io dunque abbiamo terminato il tempo che a noi concesso per questa chiacchierata poetico, ecologica, romanesca e universale, però siamo arrivati fino al non solo il mondo, ma anche fino alle stelle e alla teoria dei quanti. E ti ringrazio moltissimo, non solo a nome mio, ma sicuramente a nome degli ascoltatori, che anche se non li possiamo vedere, io sono convinta che gli sia passato il calore, l'entusiasmo anche nella critica e nel dolore, nella sofferenza per alcune situazioni nelle quali siamo immersi, però anche l'entusiasmo di cercare, ecco, il bambino che accarezza le spighe anche nei momenti, insomma, i momenti che ci impediscono, per esempio, cose anche piccole come ritrovarci alla biblioteca del quarticciolo a parlare di poesia e dover invece farlo a distanza, tu all'Appio Nomentano, io alla Garbatella e il resto del mondo che ci può ascoltare da dovunque, visto che questo tra l'altro è un festival europeo e quindi una piccola quantità di ascoltatori comunque ci ascoltano, si mettono in contatto con noi anche dall'estero. Ti ringrazio moltissimo, spero grazie di essere di nuovo ospite a questo festival in altre occasioni, buon lavoro con questa selezione delle poesie degli ascoltatori alla radio, che mi sembra una cosa interessantissima, lo seguiremo quando si concretizzerà. Grazie infinite e buon proseguimento. Ciao.